a tutti ragazzi da Neo e da Marilyn, benvenuti nel club. Ieri Atletico Manchester è finita a botte, praticamente Felipe fa fallo su Foden, che poi Felipe viene espulso, e un giocatore cerca di trascinarlo fuori per recuperare tempo, scoppia sta mega rissa, voglio dire, ho visto de peggio. Scoppia sta mega rissa e poi ci sono stati tre cartellini, due gialli e un rosso, uno appunto a Felipe che ha commesso questo fallo. Si dice che poi la lite è continuata anche nel tunnel che porta verso gli spogliatoi, dove ci sono, dove Versalico praticamente ha cercato prima di aggredire a male parole, anche parlando in italiano, con un altro giocatore, perché ci sono alcuni componenti delle due squadre che hanno giocato in Serie A, quindi conoscono l'italiano, insomma. Dopo Versalico ha provato proprio ad aggredire anche manualmente un componente dello staff avversario e ha provato anche a sputargli addosso, a lanciare uno sputacchione, una bella scatozza verso questa persona. Il tutto è dovuto intervenire la polizia addirittura per fermare il tutto e rimettere in quiete la situazione, per quietare l'atmosfera. Mo io dico, regà, state a giocare a pallone, ma che cazzo vi dice la capoccia? Ma datevi una carmata, siete pieni di sordi, voglio dire, piatevela con serenità, sta cosa è una sconfitta, punto. Ovviamente il Manchester è riuscito ad andare a passare il turno e andare alle semifinali meritatamente, perché è un conto catenacciare come fa l'Atletico, è un conto giocarsi una partita con una specie di sorta di strategia difensiva come ha fatto il Villarreal. Un bacione da Neo, un bacione da Marilyn, iscrivetevi, mettete like, fate quello che vi pare.